pomeriggio dallo stadio Nino Vaccara, cari amici ascoltatori, cari amici sportivi. Oggi andrà in scena l'incontro valevole per la 24esima giornata del campionato di eccellenza Girone A tra Mazara e Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo. Una sfida tra due squadre che in questo girone di ritorno stanno un po' deludendo le attese. Il Marineo era stata la vera sorpresa del girone d'andata, stazionato in zona playoff per lungo tempo, poi nel corso del girone di ritorno non sono arrivati buoni risultati e infatti nella scorsa giornata è arrivato anche il cambio di allenatore. Stesso discorso vale per il Mazara, che dopo un girone d'andata che ha rispettato le attese per la formazione gialloblu ha faticato molto in questa prima parte del girone di ritorno. Vediamo che le squadre si schierano al centro del campo. Allora andiamo a leggere le formazioni che oggi scenderanno sul terreno di gioco, a partire dal Marineo di mister Angelo Tomasello, che scende in campo con un 4-3-3, in porta Sesai, difesa composta da destra a sinistra da Costa, Proci, da Maggio e Di Maggio, a centrocampo Bognanni, Ciancimino e Rama, tridente offensivo composto da Sanyong, Azzara e D'Agostino, in panchina Tafuri, Licastri, Piscopo, Lombino, Collei, Virzì, Di Peri, Romano e Bordoni. 4-2-3-1 invece per mister Manuele Domenicali, per il Mazara, che scende in campo così, pizzolato tra i pali: Bulades, Pirrello, Punzi e Zerillo in difesa, Abate e Costantino come centrocampisti. Sulla tre quarti troviamo invece Bage, Elamraoui e Pulizzi, in attacco Simone Guaiana. A disposizione di mister Domenicali in panchina Marino, Chirco, Di Peri, Cardella, Maniscalchi, Mendì, Gancitano e Melia. Arbitrerà l'incontro il signor Michele Buzzone della sezione di Enna, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Settipani di Trapani e Giuseppe Belvedere di Palermo. Si attende solo il fischio d'inizio, dopo che gli assistenti hanno finito i rituali controlli nelle due porte. Adesso l'arbitro attende l'ok dai suoi assistenti e arriva adesso il fischio d'inizio. Primo pallone toccato dal Marineo in maglia bianca e pantaloncini rossi con calzettoni rossi. C'è Maggio in possesso della sfera, che allarga sulla sinistra per Di Maggio. Di Maggio ancora per Maggio. Prova a lanciare lungo Maggio, trova un compagno in avanti, ma Zerillo recupera il pallone per il Mazara. Pulizzi. Pulizzi prova a cercare un compagno meglio piazzato, poi torna indietro da Zerillo. Punzi. Punzi allarga per, anzi torna indietro da Pizzolato, ancora Punzi, verticale per Abate, che torna anche lui indietro da Pizzolato. Pizzolato lancia lungo a cercare sulla destra Bulades, che mette a terra il pallone, poi lo perde sulla pressione di Rama. Rama per Sanyong, non c'è posizione irregolare a giudizio del guardaline, palla sulla sinistra, mette in mezzo il calciatore del Marineo, fa buona guardia la difesa del Mazara liberando in fallo laterale. Ancora il Marineo in possesso del pallone sulla sinistra con un cross in mezzo a infastidire Pizzolato. C'è tanto vento quest'oggi a Mazara del Vallo, vediamo come questo influirà anche sulla qualità del gioco che le due squadre offriranno in campo. Gara che sarà sicuramente condizionata dal vento. Vediamo anche che Pizzolato ha preso una botta sbattendo sul palo per mandare il pallone in calcio d'angolo. Fortunatamente si rialza senza conseguenze il portiere del Mazara. Un minuto e mezzo è già andato via, risultato chiaramente ancora fermo sullo 0-0, anche se nella gara d'andata il Mazara fu punito da un gol dopo appena 10 secondi di Sanyong. Palla messa in mezzo adesso dalla bandierina, libera la difesa del Mazara con un colpo di testa di Guaiana che termina al di là della linea laterale. Si riprenderà con un fallo laterale per il Marineo. C'è Costa sul punto di battuta a cercare in avanti Sanyong, che finisce a terra sulla pressione di Punzi, che poi lascia scorrere il pallone sul fondo e si ripartirà dunque con una rimessa a favore del Mazara. Pizzolato per Pirrello, torna indietro da Pizzolato. Punzi prova a cercare spazi il Mazara, il Marineo però si chiude bene, ancora Pirrello. Pizzolato sta cercando di costruire dal basso la formazione canarina,
Punzi torna ancora indietro dal portiere Pizzolato, che adesso vedremo se andrà al lancio lungo. Invece preferisce appoggiare ancora una volta per Pirrello. Costantino prova ad allargare sulla destra per Bulades. Bulades per Pirrello. Pizzolato. Punzi prova ad avanzare adesso il difensore del Mazzara e andare in verticale da Pulizzi. Pulizzi prova a girarsi sulla pressione di Costa, tiene il pallone Pulizzi, poi finisce a terra, guadagna un calcio di punizione il numero 11 del Mazzara, quest'oggi schierato al posto di Melia. C'era questo ballottaggio alla vigilia con Melia che aveva qualche noia fisica, qualche fastidio, il calciatore non ce l'ha fatta a recuperare per tempo, quantomeno essere al 100% della condizione, così mister Domenicali ha dato la possibilità di scendere in campo al classe 2003 Benny Pulizzi. Adesso Pirrello in verticale per l'Amraui che si appoggia su Abate, prova a suggerire in avanti ma la difesa del Marineo fa buona guardia, poi Punzi sbaglia l'appoggio per Pirrello, recupera il pallone Sanyong che poi però lo perde sulla pressione di Costantino. Bace prova ad allargare sulla sinistra per Pulizzi che punta il diretto avversario, poi prova a suggerire per Bace, ma ancora c'è il Mazzara in possesso di palla. Abate per Zerillo che non riesce a saltare Costa ma guadagna comunque un fallo laterale in zona offensiva. Zerillo si appoggia da El Amraoui che prova a girarsi in un fazzoletto di terra, poi Zerillo prova a mettere in mezzo il pallone, c'è ancora il Mazzara però in possesso di palla in zona offensiva. Zerillo cross in mezzo, Maggio fa buona guardia e allontana la sfera. Il Mazzara recupera subito il pallone con Bace, Abate ancora per Zerillo. Zerillo prova a mettere in mezzo per Guayana che controlla il pallone aiutandosi però commettendo fallo a giudizio dell'arbitro e dunque sarà calcio di punizione per il Marineo. Dicevamo due formazioni che hanno deluso abbastanza in questo avvio di girone di ritorno, dato che il Marineo ha conquistato fin qui dall'inizio del 2022 soltanto 7 punti, frutto di un successo arrivato domenica scorsa, il 4-1 sul Mazzara, conseguente al cambio in panchina, con l'arrivo di mister Tomasello al posto di Giuseppe Tumminia. Poi sono arrivate soltanto 4 pareggi e 3 sconfitte per la formazione palermitana. Intanto c'è il Mazzara che prova a proporsi in avanti con Guayana, punta Maggio ma guadagna comunque un buon fallo laterale da buona posizione. Zerillo pronto a battere con le mani, a suggerire per Bace all'altezza della linea di fondo. Bace non riesce a controllare il pallone, commette anche fallo e dunque il Marineo può ripartire con un calcio di punizione. Dicevamo, se il Marineo ha conquistato dall'inizio dell'anno 7 punti, peggio ha fatto il Mazzara che da quando è iniziato il nuovo anno ne ha conquistati soltanto 6, frutto di un successo qui in casa contro lo Sciacca, ricorderete 2 settimane fa, un 2-1 ricco di polemiche per episodi extracampo, poi 3 pareggi e 4 sconfitte fin qui nel nuovo anno per la squadra canarina. C'è il rinvio lungo di Sesai a cercare l'inserimento di Sanyong. Il pallone va molto lungo, aiutato anche dal vento. Punzi fa buona guardia e controlla di testa. Zerillo per Guayana, che poi prova a fare da torre per Bace. Adesso Bace cerca la verticalizzazione per El Amraoui, fa buona guardia la retroguardia del Marineo. E il Mazzara riesce comunque a conquistare un fallo laterale, palla messa in mezzo per Guayana, non arriva all'attaccante la sfera ma c'è l'Amraoui, la recupera, poi mette in mezzo, Guayana non riesce a stopparla, arriva Abate che conclude verso la porta, para Sesai, prima occasione del match quando siamo al 7° minuto, questo pallone messo in mezzo per Abate, Sesai è riuscito a bloccare la sfera. Provate a festeggiare il compleanno nel migliore dei modi, il numero 4 del Mazzara, classe 98, che dunque oggi compie 24 anni, tanti auguri a lui. Abate che è ancora alla ricerca del primo gol in campionato, mentre ne sono arrivati 2 in Coppa Italia. Avrebbe voluto festeggiare il compleanno con un gol, se sai, momentaneamente gliel'ha negato. Calcio di punizione per il Marineo intanto sulla tre quarti difensiva della formazione biancorossa. Procida per il numero 10 Azzara, la palla finisce in fallo laterale, dunque rimessa con le mani in favore della formazione ospite. Fallo laterale già battuto, si combatte in un fazzoletto di terra
la palla finisce al di là della linea e stavolta il Mazzara a guadagnare la rimessa con le mani. Bulades per El Amraoui che prova a controllare col petto, difende il pallone il numero 10 del Mazzara, poi lo perde. Sanyonga adesso prova a controllare la sfera tra una selva di gambe avversarie. Arriva il fallo del capitano del Mazzara, Sami El Amraoui, e sarà calcio di punizione dunque per il Marineo. Maggio prova a lanciare lungo sulla destra per il numero 14 Piscopo, che però non riesce ad arrivare sulla sfera, e dunque nuovamente rimessa con le mani per il Mazzara. Zerillo in avanti a cercare Pulizzi, c'è però la difesa del Marineo a fare buona guardia. Adesso prova a proporsi a Zara sulla sinistra per l'inserimento di Di Maggio, che guadagna un fallo laterale sulla pressione di Bulades. Infatti il pallone è finito fuori, dunque si dovrà ripartire con una rimessa con le mani in favore della formazione biancorossa. Palla che resta sul settore sinistro per il Marineo, che guadagna ancora un fallo laterale. Ancora Di Maggio a battere questa rimessa con le mani, a suggerire per un compagno, però arriva l'anticipo di Bace che poi prova a ripartire per il Mazzara, a trasformare l'azione in offensiva. Bace prova a saltare un avversario, non subisce fallo a giudizio dell'arbitro. Marineo prova a ripartire a sua volta, ma Punzi fa buona guardia e allarga di testa per Zerillo, che poi finisce a terra sulla pressione di Sanyong. Ha preso anche un duro colpo Zerillo sulla pressione di Sanyong, poi provano a chiarirsi Sanyong e Punzi. Arriva l'arbitro a fare da paciere. Vediamo, si è accesa quasi una mischia. Fortunatamente in campo sembra essere tornata la pace, però Zerillo è ancora a terra, soccorso dallo staff medico del Mazzara. Provano ancora a chiarirsi i calciatori in campo mentre l'arbitro resta a guardare a distanza. Fa un po' sorridere questa situazione, con l'arbitro che inizialmente aveva fatto da paciere, poi si è invece tenuto a distanza rispetto alla mischia che si è scatenata in campo. Tutto pronto però per ripartire, si ripartirà con una rimessa laterale per il Marineo. Vedremo se restituiranno il pallone al Mazzara, che l'ha buttato fuori per permettere a Zerillo di ricevere i soccorsi da parte dello staff sanitario. Così è, la palla torna tra i piedi di Pizzolato, che può far ripartire l'azione del Mazzara. Pizzolato lancio lungo a cercare l'inserimento di Bulades sulla destra, arriva però prima di lui Di Maggio. El Amraoui poi controlla il pallone, lo mette a terra, prova a saltare due avversari e ci riesce, entra in area il numero 10 del Mazzara, poi prova il colpo di tacco per Bulades, troppo corto per il numero 2. Il Marineo prova a ripartire a sua volta, ma Punzi fa buona guardia su Sanyong. La difesa del Marineo poi prova a trasformare l'azione in offensiva. Il Mazzara recupera palla all'altezza della linea di centrocampo, Costantino per Pirrello, abbate sulla destra per Bulades. Costantino si guarda intorno, il numero 8 sceglie di suggerire per Punzi. Tutto il Mazzara adesso nella metà campo del Marineo, palla sulla sinistra per Zerillo, che poi prova a suggerire per Pulizzi. Pulizzi entra in area, però arriva la scivolata di un difensore del Marineo a togliergli il pallone, si trattava di Bognani, in realtà di un centrocampista. Poi la palla finisce tra le braccia di Sesai dopo essere uscita oltre la linea di fondo, dunque si ripartirà con una rimessa dal fondo per il Marineo. Sesai per Maggio. Maggio ancora per Sesai. La pressione di Guaiana sul portiere del Marineo, che va al rinvio lungo, arriva l'anticipo di Pirrello di testa su Sanyong, poi El Amraoui. Prova a derogare con Bace e El Amraoui. Ancora Bace per il numero 10, che mette in mezzo, la palla è troppo corta per arrivare a Simone Guaiana, che era tutto solo al centro dell'area di rigore. La pressione di Guaiana sul disimpegno di Bognanni, la palla che termina oltre la linea di fondo e dunque sarà rimessa con i piedi per il portiere del Marineo.
Mazzara che deve risolvere anche un problema in fase realizzativa, sono fin qui veramente pochi i gol realizzati dalla formazione canarina, che ne ha totalizzati soltanto 17, di cui 12 in casa. Con 17 gol fatti, il Mazzara è il quinto peggior attacco del torneo. Tanto palla in avanti, suggerimento sulla sinistra per il Marineo, che prova a proporsi nella metà campo offensiva del Mazzara. Poi la squadra canarina recupera il pallone. Bage dialoga con Nguyana. È un 4 contro 2 adesso nella metà campo del Marineo. Pulizzi punta l'avversario. Pulizzi però si allunga troppo il pallone. Guadagna comunque un calcio d'angolo, ma Mazzara, che qui ha sciupato un potenziale 4 contro 2 per arrivare dritto in porta. Adesso c'è Costantino sul punto di battuta di questo calcio d'angolo. Sembra momentaneamente essersi un po' calmato il vento. Costantino mette in mezzo nella zona di Abate, libera la difesa del Marineo e l'Amraoui recupera palla per il Mazzara. Poi c'è Sanyong che però gliela porta via. Arriva il fallo di Sanyong su l'Amraoui, che è anche il primo ammonito, punito forse anche dopo l'intervento di poco fa su Zerillo. C'è ancora nervosismo in campo. Sanyong che ha ricevuto il cartellino giallo è dunque il primo calciatore a finire sul taccuino dei cattivi in questa partita, il numero 9 che, come dicevamo in apertura di telecronaca, ha deciso la gara d'andata con un gol realizzato dopo appena 10-15 secondi. La gara era appena iniziata, si trattava proprio della prima azione della partita, un suo gol beffò pizzolato. Poi il Mazzara giocò una buona partita lì a Marineo, ma non riuscì a trovare il gol del pari. Dunque annotiamo l'ammonizione di Sanyong sul nostro taccuino. Si ripartirà dunque con un calcio di punizione per il Mazzara. Dicevamo poco fa del Mazzara come quinto peggior attacco del torneo. Peggio del Mazzara hanno fatto soltanto Casteltermini, Monreale, Cus Palermo e Marsala. Insomma, le squadre che in classifica sono proprio sotto la formazione canarina. Dato non certo lusinghiero per i gialloblu, che oggi hanno l'occasione, insomma, di porre fine a questa astinenza dal gol, che li ha visti soltanto a segno in 4 occasioni da inizio anno finora. Intanto il Marineo prova a ripartire in avanti, c'è la palla controllata soltanto momentaneamente dal numero 14 Piscopo, che subisce fallo da El Amraoui a giudizio dell'arbitro. Dunque sarà calcio di punizione in favore dei biancorossi. 24esima giornata che ha un programma meno ricco del solito, sono infatti 2 i rinvii in questa giornata, mentre ieri l'Akragas si è imposta per 3-0 sul campo del Cus Palermo. Diciamo 2 rinvii che sono quelli tra Canicattì e Mazzarese per casi di positività tra i giallorossi, e tra Monreale e Nissa per altrettanti casi di positività tra i bianco scudati. Tanto lancio in avanti nella zona di Piscopo per il Marineo. Piscopo prova a proporsi in avanti a superare Zerillo, che fa però buona guardia sul numero 14 del Marineo, poi recupera palla Punzi che prova a far ripartire l'azione del Mazzara. Pulizzi, salta un avversario Pulizzi, palla per Bage che con un gioco di gambe beffa Maggio, si allunga però troppo il pallone il numero 7 del Mazzara e lo perde. Poi Bognanni prova a suggerire sulla sinistra, subisce fallo da Bage, sarà calcio di punizione per il Marineo. Dicevamo dei rinvii di Canicattì, Mazzarese e Monreale Nissa. Le altre partite che si giocano oggi sono quelle tra Castellammare ed Enna, Casteltermini Sciacca, Don Carlo Misilmeri Parmonval, chiaramente Mazzara Marineo e Profavara Marsala. Lancio lungo adesso da parte di Costa, fa buona guardia Pirrello che allontana con la testa. Bage beffa un avversario con un gioco di gambe e poi allarga sulla sinistra per Pulizzi. Numero 11 del Mazzara salta soltanto per un attimo Costa, che poi lo stende e guadagna un calcio di punizione Benny Pulizzi. Sono già andati via 17 minuti e spiccioli, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, ma Mazzara che sta cercando di aprire la difesa avversaria, è andata poco fa
vicino al gol, anzi al settimo minuto, è andata vicino al gol con una conclusione di Abate bloccata da Sesai, poi ha sciupato un potenziale 4 contro 2 in ripartenza la squadra di mister Domenicali, che adesso prova a impostare l'azione con Pirrello. Punzi. Punzi sulla sinistra per Zerillo, sbaglia l'appoggio di prima intenzione per un compagno, ma guadagna comunque un fallo laterale. Zerillo quest'oggi è uno dei tre under schierati da mister Domenicali, classe 2002, Tonino Zerillo le sta giocando praticamente tutte. Gli altri due under scelti quest'oggi da mister Domenicali sono con il numero 5 Samuele Pirrello, classe 2001, rientrante dalla squalifica che non gli ha permesso di giocare la scorsa partita contro la Nissa, e poi Benny Pulizzi, classe 2003, schierato come dicevamo al posto di Melia, che non è riuscito a recuperare da una botta in allenamento. Intanto arriva un fischio dell'arbitro, calcio di punizione per l'oratorio San Ciro e Giorgio Marineo, mentre mister Domenicali dà indicazioni a Simone Guaiana per qualche movimento offensivo. Bognanni per Ciancimino, apertura sulla sinistra per Di Maggio, non è però precisa. Bulades recupera il pallone per il Mazzara. Costantino controlla la sfera, Costantino rischiando anche qualcosa sulla pressione di Ciancimino che gliel'aveva portata via. Arriva però il fischio dell'arbitro, fortunatamente per il Mazzara. Adesso un altro fischio dell'arbitro a comandare il gioco fermo, mentre il Mazzara aveva provato a ripartire direttamente con Punzi sul punto di battuta. Si dovrà però ripetere, in attesa che Costantino si rialzi da terra, fortunatamente senza conseguenze. Gara che fin qui ha offerto poche emozioni, siamo quasi al 20° minuto e a parte un paio di occasioni per il Mazzara poi c'è stato poco o nulla da segnalare. Segno che le due squadre stanno facendo fatica comunque a trovare varchi nella retroguardia avversaria. Zerillo guadagna un fallo laterale all'altezza del centrocampo per il Mazzara, intanto batte con le mani lo stesso numero 3 del Mazzara, poi Bace porta via il pallone a Costa, arriva il fischio dell'arbitro. Secondo il direttore di gara, ricordiamo Michele Buzzone della sezione di Enna, il numero 7 del Mazzara ha portato via il pallone con un fallo di mano probabilmente. Sesai, Procida, Ciancimino, ancora Procida prova a lanciare in avanti Sanyong, controllato a distanza da Pirrello, il colpo di testa di Sanyong non è preciso, Bulades salta Piscopo. Bulades in avanti per El Amraoui che mette il pallone a terra e poi punta Di Maggio. Arriva anche la sovrapposizione di Bulades, non lo serve El Amraoui, preferisce andare da solo e guadagnare comunque un corner. Dunque potenziale azione offensiva per il Mazzara dalla bandierina, c'è lo stesso Sami El Amraoui sul punto di battuta. Va alla battuta El Amraoui in mezzo a cercare la torre di Punzi che non arriva per questione di centimetri. Buona l'elevazione del numero 6 del Mazzara che è già andato a segno quest'anno. Ricordiamo alla prima apparizione in maglia giallo-blu contro la Don Carlo Misilmeri aveva portato momentaneamente in vantaggio il Mazzara. Adesso non è riuscito a ripetersi il numero 6 Andrea Punzi. Sanyong controlla il pallone, poi subisce fallo sulla scivolata di Danilo Abate e dunque sarà calcio di punizione per gli ospiti. C'è Maggio sul punto di battuta di questa punizione. Sceglie la soluzione lunga Ciccio Maggio, la palla arriva però direttamente tra le braccia di Pizzolato che agguanta il pallone. Pizzolato studia poi il piazzamento dei compagni, sembra voler andare corto da Pirrello, preferisce invece andare alla ricerca di Bulades sulla destra. Bulades prova a controllare il pallone, subisce anche un colpo ma non c'è fallo a giudizio del direttore di gara. Poi Abate recupera il pallone sull'avversario, non riesce però a guadagnare la rimessa laterale che sarà invece appannaggio della formazione biancorossa.
si rialza fortunatamente senza conseguenze Bulades, anche lui al rientro dopo aver saltato la trasferta di Campofranco contro la Nissa per squalifica. Erano in totale 4 gli squalificati del Mazara che oggi ha recuperato anche Ferdinando Maniscalchi, presente in panchina, ha ricominciato ad allenarsi in settimana Maniscalchi, e dunque questa è una buona notizia per mister Domenicali, che comunque se lo ritrova a disposizione per questo finale di campionato. Tanto la palla è finita oltre la linea di fondo e dunque si riparte con una rimessa per il Mazara, rimessa con i piedi battuta da Punzi per Pizzolato. Pizzolato ancora per Punzi. Zerillo in avanti per Pulizzi, che riesce ad arrivare sul pallone. Sulla pressione di due avversari Pulizzi difende la sfera, poi il Mazara guadagna una rimessa con le mani grazie alla deviazione di Azzara. Arriva anche il fischio dell'arbitro a richiamare Pulizzi e Costa, numero 11 del Mazara e il numero 2 del Marineo, due under che sicuramente se le stanno dando di santa ragione in questo frangente di partita. Intanto Zerillo perde un brutto pallone, Marineo prova il cambio di gioco sulla sinistra, poi Bulades per Elamraoui che non arriva sulla sfera, fa buona guardia Procida sulla pressione di Elamraoui e Bace. Procida poi sceglie la soluzione corta per Bognanni, dunque se la cava in questo 2 contro 1. Ancora Bognanni sulla pressione di Elamraoui e Bace che recupera il pallone, poi Abate non riesce a controllarlo e la palla va oltre la linea di laterale all'altezza della gradinata. Rimessa con le mani per il Marineo, c'è Di Maggio sul punto di battuta. Di Maggio sceglie di andare da Sanyong che controlla col petto, non riesce però ad evitare che la palla vada oltre l'out e dunque altra rimessa con le mani. La palla adesso finisce sul serio in gradinata, si attende dunque una sfera per un pallone per riprendere il gioco. Vedete il vento come condiziona la traiettoria del pallone. Adesso la palla è arrivata nella zona di Bulades che batte la rimessa con le mani. Guayana di petto per Elamraoui, ancora per Guayana. Prova a girarsi contro tre avversari Guayana, quasi ci riesce. Poi il Marineo recupera il pallone. Ancora Guayana, la palla finisce Elamraoui. Il Marineo però recupera ancora una volta la sfera con Ciancimino, che poi va all'errore, arriva anche un colpo ai danni di Abate e anche Ciancimino finisce nella lista dei cattivi dell'arbitro. Brutto intervento questo, sicuramente non volontario di Ciancimino su Abate, ma intervento sicuramente scomposto, e dunque si tratta della seconda ammonizione da quando la gara è iniziata. Dopo Sanyong anche Ciancimino è finito sulla lista dei cattivi. La gara continua comunque a essere poco spettacolare a nostro giudizio, ripetiamo, sono fin qui veramente poche le occasioni da segnalare, anzi pochissime le occasioni da segnalare. Poi si è giocato tanto a centrocampo, si è giocato tanto a calci e poco a calcio probabilmente, con le squadre che cercano il varco che però le due difese finora non hanno lasciato. E Elamraoui batte questo calcio di punizione mettendo in mezzo nella zona di Abate che colpisce di testa, poi la difesa del Marineo libera in fallo laterale, ma Mazara che può restare così in proiezione offensiva. C'è Zerillo a battere questa rimessa con le mani. Zerillo studia il piazzamento dei compagni, poi preferisce andare direttamente in area di rigore per Guayana che allarga di testa per Bace. Bace prova a controllare, entrare in area di rigore, arriva anche una deviazione forse con un braccio da parte di Bognanni, probabilmente con un braccio da parte di Bognanni, ecco il perché delle proteste dei calciatori canarini che avrebbero voluto il calcio di rigore. La palla è finita però in corner e l'arbitro ha semplicemente assegnato il corner. Palla in mezzo, Bace, la sponda di Bace, poi arriva il colpo di testa di Bulades direttamente sul fondo. Mm.
rimessa dal fondo per il Marinello, ci sono Sesai e l'ex di turno Ciccio Maggio sul pallone. Ciccio Maggio per Sesai, che allarga ancora una volta per il capitano del Marinello, Maggio. La pressione di Guaiana costringe Maggio a tornare da Sesai, alza il pallone Sesai, poi Maggio è costretto a lanciare lungo, pressing che qui ha funzionato, pressing del Mazzara che qui ha funzionato, con il reparto avanzato del Mazzara che ha costretto all'errore la retroguardia del Marinello. Zerillo pronto a battere questo fallo laterale all'altezza della panchina del Marinello. Prova a suggerire lungo per Guaiana, la palla è troppo lunga per il numero 9 del Mazzara. Il Marinello può adesso ripartire, una palla lunga per Sanyong che non riesce a controllare, anzi forse ha controllato con un braccio, ecco il perché del fischio dell'arbitro. Abate allarga per Bulades, Bulades per El Amraoui, ancora Bulades, bel 1-2 tra i due calciatori. Poi Bulades prova a mettere in mezzo col sinistro, allontana la difesa del Marinello. Bognanni sulla pressione di Bace, poi duello fisico tra Sanyong e Punzi con entrambi che finiscono a terra, poi Punzi riesce a controllare il pallone, a tornare da Pizzolato che serve ad Abate. Pirrello, ancora Pizzolato. Pizzolato lancia lungo nella zona di El Amraoui, la palla però non è precisa per il numero 10 del Mazzara, poi El Amraoui non riesce neanche ad anticipare Ciancimino. La pressione di Guaiana su Procida e poi su Sesai che rinvia lungo direttamente su Sanyong, duello fisico con Punzi, Sanyong prova a suggerire per Piscopo, ancora Sanyong. Sulla pressione di Costantino vince il numero 9 il contrasto, poi Rama prova a portarsi in avanti, subisce fallo da Zerillo, anzi no, secondo il guardaline che ha direttamente indicato una rimessa laterale in favore del Mazzara. Marinello che prova a riproporsi in avanti, a controllare il pallone con Ciancimino, ma è Bace a vincere il duello tra i due numeri 7. Poi Pirrello torna indietro da Pizzolato che va al lancio lungo ma basso, Pulizzi la controlla, la sfera, poi arriva la chiusura di Costa direttamente in fallo laterale. Palla che adesso viene controllata dalla difesa del Marinello, Procida. Per Ciancimino che sbaglia l'appoggio, Abate recupera il pallone per il Mazzara, El Amraoui salta anche Bognanni, poi suggerisce in avanti per Guaiana che controlla col petto. Non è preciso però il controllo di Guaiana che poteva andare alla conclusione. La difesa del Marinello ha recuperato sul numero 9. Buona occasione questa per il Mazzara, ma uno dei problemi riscontrati finora, si arriva spesso in area di rigore e poi mancano le conclusioni. Zerillo intanto batte il calcio, il fallo laterale. Palla poi messa in mezzo per Abate che colpisce di testa. Non è precisa l'incornata del numero 4 del Mazzara, la palla termina direttamente sul fondo. Se la prende comoda Sesai per questa rimessa dal fondo. Richiama a sé anche Maggio e Procida, sceglie la prima soluzione per Maggio. Ancora Sesai sulla pressione di Guaiana, Sesai costretto al lancio lungo, anche lui quasi un errore per il portierone del Marinello. Poi Punzi rinviene su Sanyong, recupera il pallone, lo serve indietro a Pizzolato che lo rimette a terra. Poi sceglie di ripartire dalla sinistra per Zerillo, ma il lancio non è preciso e la palla termina direttamente oltre la linea laterale. Costa, Sanyong. Sanyong torna da Costa che poi trova Rama, arriva però la chiusura di Abate al limite dell'area di rigore. Abate poi all'altezza della bandierina guadagna un fallo laterale. Marinello che dunque resta in proiezione offensiva, Mazzara che comunque riesce a uscirne in qualche modo.
Marinello recupera però il pallone sulla tre quarti. Ciancimino prova il sinistro, la palla non esce neanche, anzi esce adesso in, direttamente in fallo laterale. Tiro totalmente svirgolato da parte del numero 7 della formazione biancorossa. È la prima volta che i biancorossi si affacciano con una conclusione, potremmo dire verso la porta di Pizzolato, ma in realtà non è stata verso la porta di Pizzolato. Dunque, prima volta che prova ad affacciarsi in avanti il Marino in questa partita. Guaiana intanto recupera un buon pallone all'altezza della linea laterale, prova a mettere in mezzo per Pulizzi, la palla è però troppo lunga per il numero 11. Mazzara che sciupa dunque un'altra buona occasione per andare direttamente al tiro. Maggio. Le urla di mister Domenicali dalla panchina. Costa intanto rama, controlla il pallone all'altezza della linea laterale, poi Pulizzi finisce a terra anche sul fallo di Bognanni. L'arbitro fischia l'intervento irregolare da parte del numero 4. Sarà dunque calcio di punizione per il Mazzara tra le proteste dei giocatori del Marinello che adesso circondano l'arbitro. Fischio dell'arbitro e si può ripartire. Costantino sulla sinistra per Zerillo, la palla è troppo lunga e dunque sciupa malamente questa opportunità il Mazzara, regalando un fallo laterale agli avversari. Costa per Rama, ancora Costa, intervento di El Amraoui, nuovo fallo laterale per il Marineo. Lungolinea Costa, dialogo tra Sanyong e Piscopo, poi torna indietro Punzi direttamente da Pizzolato, ancora Pirrello, Costantino, Abate poi in avanti, poi El Amraoui allarga sulla destra per Guaiana che può puntare l'area di rigore, allarga a sua volta Bulades, palla troppo lunga per il numero 2 che comunque riesce a superare un avversario, a guadagnare un calcio d'angolo, anzi no, la palla era terminata direttamente sul fondo e Mazzara che ha sciupato ancora una volta un'azione in superiorità numerica senza arrivare alla conclusione verso la porta avversaria. Altra chance dunque sciupata dai canarini. Non è la prima volta in questa partita che il Mazzara è arrivato a un passo dall'area di rigore senza però poi riuscire a concludere verso la porta avversaria. Poi Piscopo controlla di testa su Zerillo, Pulizzi prova a controllare a sua volta il pallone ma se lo trascina fuori, sarà rimessa con le mani per il Marineo. Costa per Azzara, anzi era Piscopo, poi Zerillo recupera il pallone sul diretto avversario, Abate se lo allunga un po' troppo, riesce comunque a recuperare il numero 4, Guaiana, Costantino, allarga sulla sinistra per Pulizzi che non riesce a controllare poi la sfera, la palla termina direttamente oltre la linea laterale, dunque sarà rimessa con le mani per il Marineo. Costa studia il piazzamento dei compagni, poi sceglie di andare ancora una volta lungolinea per Sanyong, fa buona guardia a Zerillo, poi Punzi è sfavorito dal rimpallo e il Marineo guadagna un altro fallo laterale. Piscopo lascia l'incarico ancora una volta a Costa. Ecco Bace che recupera un pallone che a giudizio dell'arbitro è uscito oltre la linea laterale, poi scaramucce tra Bace e Maggio, ancora scaramucce tra Bace e Maggio, ancora una volta l'arbitro resta lontano da, quasi inspiegabilmente resta lontano da quello che sta succedendo senza andare a far da pacere. Ci hanno pensato i rispettivi compagni di squadra ad allontanare i due calciatori che erano venuti a contatto.
Immagina allarga sulla sinistra, la palla arriva nella zona di Azzara che poi finisce anche a terra sul contrasto con Bulades, il quale rilancia. Bella apertura di base con il petto per Elamraoui che fa secco Bognanni con una bella giocata. Elamraoui punta l'area di rigore, entra in area, Elamraoui mette in mezzo, guadagna un buon calcio d'angolo, ottima ripartenza stavolta da parte del Mazzara con Elamraoui che è prima entrato in area di rigore, poi ha provato a mettere in mezzo guadagnando comunque un buon calcio d'angolo. Dunque buona occasione per la squadra canarina. Ancora una volta Elamraoui sul punto di battuta. Mette in mezzo il numero 10 del Mazzara, c'è Guayana che salta, se sai che va vuoto, e Punzi che non riesce a correggere in rete il pallone, poi ci prova Bulades da fuori. La palla, il tentativo del numero 2 è impreciso e finisce oltre la porta, oltre la traversa. 39esimo minuto in corso, risultato ancora fermo sullo 0-0. Mazzara che sicuramente ha prodotto molto di più rispetto agli avversari, arrivando alla conclusione poche volte rispetto a quanto prodotto in avanti. Però Mazzara che sicuramente sta cercando la via del gol più insistentemente rispetto agli avversari, mentre il Marineo adesso prova a proporsi con Di Maggio sulla sinistra. Arriva la chiusura di Bulades e arriva il calcio d'angolo per il Marineo. C'è Rama sul punto di battuta di questo corner. Vedremo per quale soluzione opterà il Marineo in occasione di questo calcio da fermo. Palla messa in mezzo, arriva l'intervento di Sanyong, poi prova a correggere Procida in rete, il Mazzara si salva in qualche modo, ci prova poi Maggio e la palla finisce altissima e lontanissima dalla porta difesa da Pizzolato, ma prima occasione da gol per il Marineo sugli sviluppi di questo calcio d'angolo, un batti e ribatti a pochi passi dalla linea di porta, dalla linea della porta difesa da Pizzolato. Il Mazzara in qualche modo si è salvato in questa occasione. Adesso Zerillo controlla il pallone, prova a saltare due avversari e ci riesce. Guayana prova a suggerire per Bace, non è preciso però il suo suggerimento. Poi Bognanni sulla pressione di Pulizzi, ancora Bognanni controlla che il pallone vada oltre la linea laterale e guadagna così un fallo laterale per il Marineo. Costa per Bognanni che prova a suggerire in avanti. Punzi anticipa Sanyong, la palla viene però recuperata da Piscopo. Ancora Zara per Di Maggio che prova il destro. Pizzolato può facilmente bloccare il pallone e far ripartire l'azione del Mazzara con un lancio lungo nella zona di Elamraoui, anticipato però da Procida con un imperioso colpo di testa. Fallo laterale per il Mazzara, c'è Bulades sul punto di battuta, questa rimessa con le mani sciupata però dal Mazzara che poi recupera il pallone con Abate e prova a suggerire in avanti il numero 4 del Mazzara a guadagnare un altro fallo laterale. Adesso Guayana che controlla la sfera a pochi passi dall'area di rigore, Bulades prova a mettere in mezzo, c'è Pulizzi ad anticipare la retroguardia del Marineo. Pulizzi punta a Costa, poi si ferma un attimino, studia il piazzamento dei compagni e sceglie di mettere in mezzo, dove Di Maggio salta più in alto di Elamraoui e il Marineo può così ripartire, ma sciupa malamente questa situazione di 3 contro 2, regalando letteralmente palla al Mazzara, che recupera con Punzi. Adesso Pizzolato prova a suggerire in avanti per Pulizzi. Contrasto con Costa, non è la prima volta che i due si scambiano gesti tra virgolette d'affetto. Stavolta a giudizio dell'arbitro numero 11 del Mazzara ha commesso fallo e dunque calcio di punizione per il Marineo. Troppo lungo il suggerimento di Maggio per Sanyong, Pizzolato blocca la sfera e va direttamente al rinvio lungo nella zona di Elamraoui. Procida controlla di testa e allarga sulla destra per Costa, arriva anche la pressione di Pulizzi ma la palla troppo lontana dal numero 11, così Sesai può agguantare la sfera. Sai per Procida.
lancio lungo di Procida in avanti. Punzi anticipa gli avversari, il suo colpo di testa però è impreciso per Pulizzi, che non riesce ad arrivare sul pallone. Costa per Rama, che prova a girare al volo. Sanyong controlla il pallone tra due avversari. Ottimo qui il lavoro del numero 9 del Marineo, che poi riesce anche a suggerire per Ciancimino. Palla per Azzara, che poi va, esplode il sinistro verso la porta di Pizzolato. La palla non è però, la conclusione non è precisa e la sfera termina al lato. Mancano pochi minuti alla fine del primo tempo, un primo tempo che dopo un avvio, diciamo così, apatico, ha visto comunque un predominio territoriale da parte del Mazzara, che però dalla sua ha sicuramente il torto di non riuscire a concludere in porta con una certa pericolosità. Soltanto due invece le iniziative da segnalare del Marineo arrivate negli ultimi minuti. Diciamo che il Mazzara probabilmente i punti avrebbe meritato qualcosa in più, ma per vincere le partite bisogna senza dubbio metterla dentro. Adesso palla che arriva tra le braccia di Sesai. Maggio. Lancio lungo da parte di Maggio. Riesce a controllare il calciatore del Marineo soltanto per un attimo, poi il Mazzara guadagna un fallo laterale. L'Amraoui controlla sulla pressione di Maggio, il duello tra i due capitani delle due squadre. Maggio prova a difendersi da terra, poi di testa mette direttamente in fallo laterale. E l'Amraoui prova a suggerire per Bace, che con un gioco di gambe prova a saltare un avversario. Non c'è tocco da parte della difesa del Marineo e dunque si ripartirà con una rimessa dal fondo per i biancorossi. Stavolta va al rinvio lungo Lamin Sesai a cercare lo stacco di Azzara, controllato però bene da Pirrello. Marineo ancora in possesso del pallone, lancio lungo per Sanyong, controllato a distanza da Bulades. Arriva su di lui anche Abate, che recupera il pallone, poi intervento duro, Sanyong finisce a terra. Mazzara recupera il pallone e prova a ripartire, a suggerire in avanti per l'Amraoui. Pulizzi, l'Amraoui però non riesce a controllare la sfera, poi la trattenuta del numero 10 giallo-blu ai danni di Maggio e calcio di punizione in favore del Marineo. C'è ancora una volta Maggio sul punto di battuta di questo calcio da fermo. Suggerimento in avanti, palla che cambia traiettoria per via del vento e Pizzolato può così agguantare la sfera. Pizzolato adesso si porta quasi all'altezza del centrocampo, poi prova a suggerire lungo per Guayana, che non arriva sul pallone. Ci arriva invece la difesa del Marineo, che sceglie di ripartire da Sesai. 45esimo che intanto è andato via, sta per iniziare il 46esimo minuto. Vedremo quanto l'arbitro ha scelto di dare di recupero in questa prima frazione. Le squadre presumibilmente andranno al riposo sul risultato di 0-0. Così è, arriva il duplice fischio dell'arbitro a segnalare che il primo tempo si è esaurito in questo momento. Dunque squadre che vanno al riposo sul risultato di 0-0, partita non certo esaltante, speriamo in un secondo tempo sicuramente più emozionante. Amici sportivi, nuovamente un cordiale saluto da Luca Di Noto, dal Nino Vaccara, dove è tutto pronto per il secondo tempo della sfida tra Mazzara e Marineo, che riparte in questo istante. Si riparte dal risultato di 0-0, maturato dopo i primi 45 minuti non certo esaltanti, non certo una gara esaltante fin qui, ma Mazzara che sicuramente ha prodotto più della formazione avversaria. Con l'aiuto di Vincenzo Vipitone alle riprese, alla regia, andiamo a rileggere quelle che sono le formazioni ufficiali che scendono in campo anche per questa seconda frazione di gioco. Non ci sono stati cambi da una parte e dall'altra, c'è qualcosa da correggere nella formazione del Marineo. Il numero 14 è infatti Giacomo D'Agostino e non Piscopo. Adesso rileggeremo con calma le formazioni, mentre il Mazzara arriva alla conclusione con Bace, che cicca il pallone. Subito un'occasione per la formazione giallo-blu.
con Elan Brawi che ha messo in mezzo per Bace. Il numero 7 ha però ciccato il pallone, parte in posizione regolare, invece a giudizio del guardaline Ansino Sanyong era partito in posizione irregolare su un lancio dalla retroguardia, dalle retrovie, e dunque si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Mazara. Sul punto di battuta c'è Pirrello che suggerisce subito indietro per Pizzolato. Pizzolato sceglie il lancio in avanti per Bulades, palla però troppo lunga, la palla finisce direttamente in fallo laterale per il Marineo. E dunque andiamo a rileggere le formazioni in campo: 4-3-3 per il Marineo di mister Angelo Tomasello, con Cesai in porta, Costa, Procida Maggio e Di Maggio in difesa da destra a sinistra. In mediana troviamo Bognanni, Ciancimino e Rama, e in avanti Azzara e D'Agostino sulle fasce, come punta centrale Sainei Sanyong. 4-2-3-1 invece per il Mazara di mister Domenicali, con Pizzolato tra i pali, Bulades, Pirrello, Punzi e Zerillo a comporre il quartetto difensivo, Abate e Costantino i due mediani, sulla tre quarti ecco Bace, Elan Brawi e Pulizzi, in attacco Simone Guaiana. Andiamo a ricordare anche la terna arbitrale: il direttore di gara è Michele Buzzone della sezione di Enna, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Settipani di Trapani e Giuseppe Belvedere di Palermo. Punzi intanto controlla bene su un'iniziativa di Sanyong, poi arriva l'arbitro a far da paciere tra i due, una scena inedita visto quello che abbiamo anche osservato nel primo tempo, quando il direttore di gara si teneva abbastanza distante da alcune discussioni che ci sono state in mezzo al campo. Rimessa dal fondo per il Mazara, con Pizzolato in possesso del pallone, allarga per Punzi il portiere del Mazara. Lo stesso Punzi torna ancora una volta da Pizzolato, sbaglia poi il rinvio Pizzolato, Bognanni recupera la palla per il Marineo, arriva alla sfera nella zona di Azzara, Pirrello controlla con qualche difficoltà, poi il colpo di testa di Bulades a suggerire ancora per Pirrello, che allontana nella zona di Bace. Colpo di testa da parte del 7 del Mazara, contrasto aereo tra Maggio e Guaiana, poi lo stesso Guaiana subisce un colpo da parte di Maggio, l'arbitro non se ne accorge e il Marineo guadagna così una rimessa laterale. Dunque abbiamo visto Mazara subito pericoloso nei primi secondi di questa ripresa, con una palla messa in mezzo per Bace che però poi non ha indovinato il tiro, anzi ha ciccato il pallone. Adesso il Marineo prova a proporsi in avanti con un'azione sulla fascia sinistra, il Mazara recupera però il pallone con Pulizzi che controlla la sfera, lo perde però sulla pressione di Bognanni, poi Abate recupera per il Mazara, Bace su Ciancimino, Pulizzi prova a suggerire sulla destra per Elan Brawi. Si invola Elan Brawi verso l'area di rigore avversaria, Elan Brawi si allunga troppo il pallone, arriva Procida ad anticipare il nuovo tocco da parte del numero 10 che poi prova anche a pressare su Bognanni, recupera il pallone Elan Brawi, la palla finisce a Guaiana che prova a portarsi la palla all'altezza della linea di fondo, non subisce fallo a giudizio dell'arbitro sulla pressione di Ciancimino. E dunque si riparte con una rimessa dal fondo tra le proteste dell'attaccante del Mazara. Maggio, lancio lungo da parte del capitano del Marineo, Sanyong mette giù la sfera, costretto però a indietreggiare una decina di metri, poi Rama prova ad allargare sulla destra per D'Agostino, palla ancora in mezzo per Rama, anticipato da Bulades, questa azione era veramente pericolosa per il Mazara. Ci ha messo una pezza Bulades, poi Punzi a rilanciare in avanti per Bace, adesso una situazione di 4 contro 3 per il Mazara, il lancio di Bace per Elan Brawi però è totalmente sbagliato, la palla termina oltre l'out e dunque Mazara che sciupa una potenziale occasione da gol con questo lancio di Bace fuori misura all'indirizzo di Elan Brawi. Rimessa laterale appena battuta, il Mazara recupera palla con un colpo di testa di Abate, poi il Marineo prova ad allontanare, la retroguardia del Mazara può gestire il pallone con Punzi, palla per Pizzolato. Non
Pizzolato studia il piazzamento dei compagni e poi sceglie di andare all'altezza del centrocampo da Bulades. Non arriva il numero 2 sul pallone, dunque il Marineo guadagna l'ennesima rimessa con le mani. Di Maggio per un compagno, recupera palla il Mazzara con El Amraoui, poi Punzi. Con qualche rischio Punzi, una bella giocata però da parte dell'ex difensore della Caracas che poi lancia sulla sinistra Pulizzi, riesce a tenere il pallone in campo il numero 11 del Mazzara che poi guadagna anche la rimessa laterale. E dunque Canarini che restano in proiezione offensiva. Zerillo prova a suggerire in area di rigore per Bacia che mette giù il pallone, poi ancora palla per Zerillo. Prova ad andare al cross il numero 3, poi sceglie di tornare indietro ma perde malamente il pallone. Il Marineo può così allontanare la sfera. Sanyong controlla sulla pressione di Punzi che recupera il pallone. Poi Punzi suggerisce per Pulizzi. Pulizzi prova a saltare Sanyong. Costantino per El Amraoui che mette giù il pallone. El Amraoui premia l'inserimento di Bulades che mette in mezzo per Guayana. La deviazione del numero 9 verso la porta del Marineo. La palla però è finita sull'esterno della rete. Grande occasione qui per il Mazzara che è andato vicino al vantaggio con questa bella iniziativa. Una bella azione corale tra El Amraoui che ha premiato la sovrapposizione di Bulades, il quale ha messo in mezzo per Guayana. Poi la deviazione del numero 9 è finita sull'esterno della rete. Adesso Marineo che prova a proporsi a sua volta in avanti, il lancio di Di Maggio però è troppo sul Pizzolato che può bloccare così la sfera. Pirrello, Costantino, Punzi, Campanile, Bace ci arriva di testa, allarga sulla sinistra per Zerillo che poi prova a lanciare Guayana. La pressione Di Maggio su Guayana, la palla termina oltre la linea. Oltre la linea laterale, dunque sarà rimessa con le mani per il Mazzara. C'è Zerillo sul punto di battuta, si fa vedere anche Costantino. Zerillo sceglie però di andare direttamente in area di rigore nella zona di Guayana che spizza di testa, poi non arriva El Amraoui, arriva prima di lui un calciatore avversario. Bulades mette giù il pallone, El Amraoui prova a servirlo nuovamente ma il Marineo riesce a ripartire. Poi El Amraoui recupera il pallone pressando Azzara, la palla finisce però oltre la linea laterale, sarà rimessa con le mani ancora una volta per il Marineo. Ciancimino per Sanyong, ancora Ciancimino, prova a premiare l'inserimento di Azzara che poi finisce giù. Uno spalla a spalla, francamente era sembrato tutto regolare in questo caso, arriva però il fischio dell'arbitro e dunque punizione in zona pericolosa per il Marineo, siamo quasi al limite dell'area di rigore. Fischio che ha lasciato tutti abbastanza perplessi in questa occasione. Anche perché poi il direttore di gara ha scelto comunque di non sanzionare l'intervento di Bulades con un cartellino ma semplicemente di fischiare un calcio di punizione. Sul punto di battuta c'è Ciccio Maggio. Tanto Pizzolato sistema la barriera. Vediamo, ci sono Maggio e Azzara sul punto di battuta di questo calcio di punizione dal limite, quasi dal limite dell'area. Maggio prova la conclusione, poi ci riprova col sinistro dopo la ribattuta di El Amraoui. Palla direttamente in fallo laterale e dunque il Mazzara può ripartire con una rimessa con le mani. Zerillo in avanti a cercare la sponda di Guayana, non arriva Guayana sul pallone ma la sfera arriva comunque a Bace che mette a terra il pallone, poi combatte con un paio di avversari, perde però il possesso del pallone recuperato da Abate soltanto per un attimo. Ciancimino prova a involarsi verso l'area avversaria, poi senza badare, senza saper leggere né scrivere come si suol dire,
Pirrello direttamente in fallo laterale. C'è intanto il primo cambio della partita per il Mazzara. Vediamo Mendy pronto a entrare in campo, il classe 2000 norvegese di origine senegalese prende il posto di Benny Pulizzi. Dunque, quando siamo al minuto 11 nel corso della ripresa, dunque al 56esimo minuto complessivamente, dentro Mendy, fuori Pulizzi. Rimessa laterale intanto per il Marineo, che prova a riproporsi all'altezza della fascia destra. Palla che viene messa in mezzo per Azzara. Il Mazzara però recupera il possesso del pallone. El Amraoui poi vede Bulades. La palla è troppo lunga per il numero 2. Cenno d'intesa tra i due compagni di squadra, ma rimessa laterale che è in favore del Marineo. Marineo che adesso prova a riproporsi sulla sinistra. Ciancimino per vie centrali su Rama, alza un campanile Rama, Pirrello recupera il pallone di testa, poi Bace suggerisce per Costantino che allarga per Mendy, primo pallone toccato per il calciatore norvegese. Bace, ancora Mendy, prova a proporsi Mendy, azione tambureggiante questa del Mazzara, poi perde l'attimo buono per andare al tiro Mendy e il Marineo può ripartire. Pirrello non vuole rischiare nulla sulla pressione di Azzara, preferisce direttamente lanciare il pallone oltre la tribuna e concedere una rimessa laterale al Marineo, onde evitare inutili rischi. Palla adesso controllata da Sanyong, che riesce a saltare addirittura tre avversari. Sanyong prova a proporsi per vie centrali, poi finisce a terra sulla pressione di Danilo Abate e l'arbitro fischia e comanda un calcio di punizione per i biancorossi. Gara fin qui abbastanza corretta, al di là di qualche scaramuccia in campo nel primo tempo. Sono soltanto due infatti i calciatori ammoniti fin qui e finiti dunque sul taccuino dell'arbitro. Si tratta proprio di Sanyong, che ha conquistato questo calcio di punizione, e di Ciancimino, ammoniti entrambi nel corso del primo tempo. Nessuno ammonito invece tra le fila del Mazzara fino a questo punto. Tanto c'è questo calcio di punizione per il Marineo. Sul punto di battuta stavolta sono in tre: il numero 4 Bognanni, il numero 6 Ciccio Maggio e il numero 9 Sanei Sanyong. Parte proprio Sanyong, che conclude verso la porta, poi arriva anche la deviazione di Procida, che va vicino al gol sul primo palo. C'era Pizzolato, ma la palla è andata veramente a un passo dal montante alla destra del portiere del Mazzara. Dunque, grande occasione in questo caso per il Marineo, quando siamo nel corso del 59esimo minuto. Sugli sviluppi di un calcio di punizione è stato Procida a impensierire Pizzolato, palla che è terminata sul fondo. Punzi intanto lancia lungo per Bace, che riesce a mettere giù il pallone, poi però non riesce a servire Bulades e regala dunque il Mazzara una rimessa laterale al Marineo. Ancora Di Maggio prova a portarsi il pallone in avanti con una serie di palleggi. Abate finisce a terra sulla pressione di Sanyong, non c'è fallo a giudizio del direttore di gara, poi Bace conquista una rimessa laterale. Lascia l'incarico a Bulades Bace. Bulades preferisce ripartire da dietro da Pirrello. Punzi prova a portarsi il pallone in avanti, sbaglia però il suggerimento. Marineo recupera il pallone, Sanyong entra in area. Punzi evita il peggio, rimedia così al suo errore riconquistando il pallone. Non riesce però nuovamente a rilanciare l'azione del Mazzara. La palla finisce oltre la linea laterale all'altezza della gradinata. Stavolta il Marineo a sbagliare in fase di impostazione e a concedere una rimessa laterale al Mazzara. Sponda di Guayana sbagliata per Zerillo. Il Marineo prova a ripartire, ma il lancio lungo da parte di D'Agostino è sbagliato e la palla finisce direttamente a Pizzolato. Pizzolato preferisce ripartire con la palla tra le mani e suggerire sulla destra per Pirrello. Costantino, ancora Pirrello, Pizzolato.
Pozzolato sbaglia il lancio sulla destra per Bulades, nuovo fallo laterale per il Marineo, altro cambio, il secondo per il Mazzara, dentro Ferdinando Maniscalchi al rientro dopo un infortunio che l'ha tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco, fuori Modu Lamin Bage. Vedremo cosa cambia nello scacchiere tattico della squadra di mister Domenicali, ma quando siamo nel corso del minuto numero 17, nel corso del 63esimo minuto, dentro Maniscalchi, fuori Bage. Bognanni intanto perde palla sulla pressione di Guaiana che prova a far ripartire l'azione del Mazzara, palla lunga per El Amraoui, la scivolata di Procida era corretta e ha impedito a El Amraoui di arrivare sul pallone, la palla poi è finita direttamente in fallo laterale. Di Maggio per Azzara, che non riesce però a controllare. Maniscalchi si gira sulla pressione di Bognanni, poi Guaiana non riesce per un attimo a impossessarsi del pallone. Rama preferisce ripartire da Sesai, che lancia direttamente in avanti nella zona di Sanyong. Punzi stacca più in alto di lui. Marineo però recupera il pallone con Bognanni. Poi Maggio allarga sulla sinistra per Di Maggio, che non riesce a tenerla in campo. E dunque rimessa con le mani questa volta per i canarini. Bulades studia il piazzamento dei compagni, poi preferisce suggerire per Guaiana. Scambio tra Guaiana e El Amraoui. Il numero 10 del Mazzara entra in area, prova a mettere in mezzo, c'è Mendy, la palla è troppo alta però per il calciatore norvegese. Poi Costantino si gira al limite dell'area, Mendy di testa, arriva un colpo di mano, una parata di un difensore, ma arriva anche il fischio dell'arbitro per un fallo commesso dall'attaccante del Mazzara in questo caso. Dunque calcio di punizione in favore del Marineo. Dunque punita la giocata di Abu David Mendy, un gol finora in stagione per lui, quello che aveva portato il Mazzara in vantaggio sul campo della Parmonval, partita poi finita 1-1 tra mille polemiche per un gol ingiustamente diremmo annullato al Mazzara, che si sarebbe portato sul 2-0. Intanto c'è Sanyong a terra, ma si continua a giocare. Costantino allarga sulla destra per El Amraoui, la palla finisce direttamente in fallo laterale. Vediamo adesso l'arbitro che si avvicina nella zona in cui Sanyong è rimasto in terra. Vedremo se riuscirà a rialzarsi il centravanti del Marineo. Fortunatamente si alza senza gravi conseguenze il numero 9. Si può dunque riprendere a giocare mentre si discute animatamente in campo. Di Maggio in avanti per Sanyong. Pirrello arriva prima di lui sul pallone e riparte da Pizzolato. Lancio lungo da parte del portiere del Mazzara, duello aereo tra Maggio e Guaiana, Maggio anticipa l'attaccante della squadra gialloblu, poi Punzi ancora con una Veronica riesce comunque a mantenere il possesso del pallone, El Amraoui supera un avversario, poi suggerisce per Maniscalchi che allarga sulla sinistra per Zerillo, prova a proporsi in avanti il Mazzara, cross dalla sinistra di Zerillo, troppo su Sesai che salta in alto e agguanta la sfera. Riparte subito l'azione del Marineo con Azzara, sovrapposizione di Di Maggio, arriva una spinta da parte di Bulades su Di Maggio e l'arbitro ammonisce il numero 2 del Mazzara, si tratta del primo ammonito tra i gialloblu, cartellino giallo per Romito Bulades, due invece gli ammoniti nelle fila del Marineo fin qui. Calcio di punizione per il Marineo poco più avanti della linea di centrocampo, c'è Bognanni sul punto di battuta. Bognanni torna indietro da Procida. Procida in avanti per Sanyong, non si alza la bandierina dell'assistente. Poi c'è Bulades che subisce un fallo sulla pressione di Azzara. Calcio di punizione per il Mazzara in questo caso. Battere sarà Giorgio Pizzolato.
Abbiamo pizzolato in avanti a cercare Guayana, stacco del numero 9 del Mazzara, a cercare lo spunto di El Amraoui, che poi commette fallo su Di Maggio. Sì. L'arbitro ha fischiato il fallo commesso da El Amraoui e danni di Di Maggio, e dunque si riparte con un calcio di punizione. C'è intanto pronto anche un cambio per il Marineo, vedremo se l'arbitro consentirà subito ai biancorossi di operare la sostituzione. Intanto palla che oltrepassa la linea laterale, dunque il Mazzara ottiene una rimessa con le mani. Guayana sponda di testa sbagliata, la palla viene recuperata da Mognani, poi il Marineo prova a proporsi in avanti, ma ancora una volta è Punzi ad anticipare Sanyong. Adesso Mendy prova a impostare l'azione, torna indietro da Abate che poi allarga sulla destra per El Amraoui. Arriva anche la sovrapposizione di Bulades. El Amraoui preferisce andare per vie centrali e dialogare con Maniscalchi, che entra in area di rigore. Poi Maniscalchi tiene troppo il pallone, il numero 16, allarga per Bulades che mette in mezzo. La palla è troppo lunga per i calciatori del Mazzara. Mendy recupera il pallone, Costantino mette in mezzo per Guayana che di testa non impegna più di tanto Sesai. Mazzara che è arrivato finalmente per un'altra volta alla conclusione in area di rigore, ma il colpo di testa di Guayana è stato debole e non troppo angolato per impensierire Sesai. Dunque annotiamo anche questa occasione sul nostro taccuino, bel cross di Costantino per Guayana, mentre il Mazzara prova a ripartire sulla sinistra ancora una volta con il neoentrato Mendy. Mendy supera un avversario, poi suggerisce per Guayana, arriva la chiusura di Maggio che con un po' di fortuna riesce a servire Bognani. Ciancimino. Punzi recupera palla per il Mazzara, Abate per Costantino. Mendy. Ancora Costantino. Anticipa Rama. Costantino allarga sulla sinistra per Mendy. Mendy per Maniscalchi. Maniscalchi prova a suggerire per Guayana, che viene chiuso però da Procida. Guayana torna sulla sinistra per Zerillo. Zerillo mette in mezzo. La palla arriva ad El Amraoui che la tiene in campo. Poi El Amraoui rimette in mezzo un pallone su cui non arriva nessuno e il Marineo può così ripartire. Il Mazzara sta sciupando veramente tanto lì davanti. Adesso Punzi ancora una volta anticipa Sanyong e fa ripartire l'azione del Mazzara. Maniscalchi si porta a spasso il pallone e l'avversario, poi riparte da Pirrello. Abate. Abate, il suggerimento del numero 4 non è preciso. Il Marineo recupera il pallone con Bognani che poi sbaglia e lancia in avanti. Punzi rischia qualcosa su Sanyong che si aiuta con un braccio e l'arbitro fischia un calcio di punizione. Abate ancora in avanti per Guayana che di petto allarga per El Amraoui. Gamba alta da parte di Di Maggio in questo caso. Tanto l'arbitro consente il primo cambio al Marineo. Dentro il numero 18 Simone Maria Piscopo prende il posto del numero 8 Rama. Dunque quando siamo al 70° minuto, col numero 18 entra Piscopo, col numero 8 esce Rama. Calcio di punizione per il Marineo intanto. Si riprenderà con il calcio piazzato battuto da Procida in avanti. Il Mazzara recupera il pallone con Pirrello e Abate. Abate che adesso prova a guadagnare metri. El Amraoui di tacco per Maniscalchi, non viene premiata l'intenzione del numero 10 del Mazzara. Poi Bulades recupera il pallone sulla pressione di Ciancimino. Ancora El Amraoui. Prova a suggerire centralmente per Mendy. Ancora El Amraoui per Mendy che entra in area. Arriva a far gioco di fisico il calciatore del Marineo. Mendy poi finisce a terra dopo una lunga trattenuta non ravvisata né dall'arbitro né dall'assistente. Maniscalchi prova a mettere il pallone a terra. Bulades entra in area. Si continua a giocare senza intervento irregolare a giudizio della terna arbitrale. La trattenuta era stata veramente lunga ai danni di Mendy. Arbitro e guardaline non hanno ravvisato però nulla in questo caso e si è continuato a giocare.
Mazzara che sta continuando a proporsi in avanti, a cercare di sfondare in area di rigore, ma tra un episodio e un altro non riesce ad arrivare a quell'episodio che permette di sbloccare la partita. Intanto secondo cambio pronto per il Marineo, con il numero 13 entra Daniele Di Castri, che prende il posto del numero 10. Sembrerebbe essere entrato al posto del numero 10 a Zara. Vi daremo conferma a breve, sì. Dunque Di Castri che entra al posto di Azzara quando siamo al 72esimo minuto. Sanyong prova a controllare col petto ad allargare per D'Agostino. Poi Ciancimino prova a servire ancora D'Agostino. Prova il numero 14 ad avere la meglio su due avversari. Quasi ci riesce. Tirrello poi rinvia. Pallone in avanti. Piscopo commette fallo su El Amraoui, batte subito il calcio di punizione, il Mazzara recupera, guadagna anche un fallo laterale. Guayana lascia il compito della battuta ad El Amraoui, che poi a sua volta la lascia a Bulades. Maniscalchi per Costantino. Mendy allarga sulla sinistra per Zerillo, che può andare avanti e guadagnare qualche metro, preferisce invece tornare indietro da Punzi. Sulla pressione di Sanyong, Punzi riesce a mantenere il possesso del pallone, poi spara addosso a Zerillo che non riesce a tenerla in campo. E dunque fallo laterale in favore del Marineo. Bognanni. Ancora per Costa. Bognanni. Palla in avanti per Li Castri. Suggerisce per Ciancimino, il quale allarga per D'Agostino, in posizione irregolare il numero 14 del Marineo, e dunque calcio di punizione in favore del Mazzara. Punzi, palla a metà tra Zerillo e Mendy, ci arriva comunque Zerillo che poi lascia il compito di proseguire l'azione a Mendy. Ancora Mendy in avanti, perde il possesso del pallone il norvegese, poi lo riguadagna. Maniscalchi salta un avversario, poi però perde il possesso della sfera il numero 16 del Mazzara. Riparte il Marineo con Piscopo, almeno ci prova. Bulades vince un rimpallo con il diretto avversario e prova ad arrivare sul fondo. Palla messa in mezzo per Guayana che non ci arriva, poi Mendy calcia incredibilmente al lato il norvegese. Da ottima posizione il Mazzara adesso sta sciupando l'inverosimile sotto porta. Dunque ennesima occasione sciupata dal Mazzara in questa occasione. Terzo cambio intanto per il Marineo quando siamo al 75esimo minuto. Fuori Ciancimino, dentro il numero 20 Bordoni. Dunque terza sostituzione per la squadra ospite. Bordoni che ha preso il posto di Ciancimino quando siamo al 75esimo. Rinvio lungo da parte di Sesai. Punzi all'indietro con qualche rischio per Pizzolato, però la palla arriva direttamente all'estremo difensore del Mazzara. Poi preferisce controllare con le mani Pizzolato e ripartire direttamente con i piedi, con un lancio lungo all'indirizzo di Guayana. La palla arriva però nella zona di Bulades, che è più veloce del diretto avversario, bravo a proteggere la rimessa laterale e a guadagnarla così per il Marineo. Pirrello anticipa Sanyong, palla poi per Abate. Abate prova a proporsi in avanti, la deviazione di Piscopo in fallo laterale, rimessa con le mani per il Mazzara. El Amraoui lascia l'incarico a Bulades,
che mette in mezzo per Guyana, sponda di petto da parte di Guyana, arriva la deviazione della difesa del Marineo Anzino e dunque si ripartirà con un'altra rimessa dal fondo per i biancorossi. Adesso arbitro che si avvicina nella zona del guardaline, arriva un cartellino giallo per Totò Di Peri che si stava riscaldando nei pressi della zona del guardaline. Dunque giallo anche per la panchina del Mazzara, Totò Di Peri figura tra i calciatori in panchina. Se sai, Procida. Procida in avanti, c'è Bulades a staccare di testa e a suggerire per Abate che poi va a contrasto con Bordoni. Palla direttamente in fallo laterale. Piscopo per Bordoni. Abate controlla il numero 20 del Marineo. Poi Piscopo si porta via il pallone tra le proteste dei calciatori giallo-blu. Si riparte con un calcio di punizione. Costantino. Punzi sulla sinistra per Zerillo. Mendy, ancora Mendy per Costantino che prova il destro da fuori, palla ribattuta dalla difesa del Marineo che poi riparte sulla destra, rinviene Zerillo in quella zona, poi il calciatore del Marino finisce a terra, non c'è fallo a giudizio del direttore di gara. Mendy salta il diretto avversario. Resta col pallone tra i piedi il norvegese che poi non riesce a suggerire per Maniscalchi. Adesso ancora Mendy dialoga con Costantino, poi il Marino può ripartire soltanto per un attimo. Punzi recupera il pallone, Abate allarga sulla destra per El Amraoui, velo di El Amraoui per Bulades che può avanzare sulla destra, poi preferisce fermarsi, suggerire ancora per il numero 10. Bulades al limite, palla per El Amraoui che intanto è entrato in area. Fuori gioco però rilevato dall'assistente di linea che ha sventolato la bandierina. E dunque si ripartirà con l'ennesimo calcio di punizione per il Marineo. Se sai sul punto di battuta, calcia lungo il portiere del Marineo. Punzi anticipa Sanyong. Piscopo su El Amraoui che era ancora in posizione irregolare. Punizione per la squadra biancorossa. Procida in avanti per Sanyong che mette a terra il pallone, Abate e recupera la sfera, poi Bulades anticipa Licastri, subisce fallo il numero 2 del Mazzara e dunque sarà calcio di punizione in favore dei canarini. Pizzolato sul punto di battuta, va lungo stavolta Pizzolato nella zona di Guyana che di testa anticipa per un attimo Procida, poi El Amraoui a contrasto con Piscopo, guadagna un fallo laterale il Mazzara. El Amraoui per Bulades, suggerimento per Maniscalchi. Punzi riparte dall'altezza della linea del centrocampo il Mazzara. Punzi per Mendy, dialoga con Costantino allarga per Zerillo che può entrare in area e mettere in mezzo, sciupa tutto però il terzino del Mazzara, cross sbagliato in questa occasione da parte del numero 3. E c'è intanto il quarto cambio, la quarta sostituzione per il Marineo. Vedremo chi andrà a entrare, si tratta del numero 11 Pietro Romano. Esce il centravanti Sanyong, dunque si tratta della quarta sostituzione per i biancorossi quando sul nostro cronometro sono 80 i minuti trascorsi. Romano prende il posto di Sanyong.
rimessa dal fondo per il Marineo, se sai, va lungo direttamente nella zona di D'Agostino che non arriva sul pallone. Rimessa laterale in favore del Mazzara. Bulades studia il piazzamento dei compagni, non riesce però ad andare da Guaiana, anticipato da Bordoni. Abate a sua volta anticipa Licastri. Punzi ancora con qualche rischio, riesce comunque a superare l'avversario, a suggerire per Bulades. Palla in avanti per Guaiana che la mette a terra, poi la difende dalla pressione di Piscopo. Sbagliato il suggerimento di Bulades per El Amraoui, troppo sul portiere. Se sai che adesso guadagna qualche secondo con esperienza. Battibeccano Guaiana e Sesai. Va lungo il portiere del Marineo. Di Castri salta prima di Punzi, c'è Pirrello però a recuperare il pallone per i gialloblu. L'apertura sulla sinistra per Mendy non è precisa. Il Marineo prova a ripartire ma a interrompere la trama offensiva dei biancorossi e Costantino. Poi Mendy, bel filtrante per Zerillo, Maggio direttamente in fallo laterale. Dunque rimessa con le mani per i canarini. Abate. Maniscalchi. Punzi indietro da Pizzolato, il lancio sulla destra per Bulades. Bulades di testa per Guaiana che entra in area. Entra in area Simone Guaiana che prova a mettere in mezzo. La palla viene deviata però in corner dalla retroguardia biancorossa e dunque azione potenzialmente pericolosa per il Mazzara. Mentre c'è un altro cambio per il Marineo, la quinta e ultima sostituzione a disposizione dei biancorossi della formazione palermitana. A entrare in campo il numero 16 Colley, Ansumana Colley, che prende il posto, adesso vedremo di chi. Prende il posto del numero 2 Costa. Calcio d'angolo per il Mazzara, c'è El Amraoui sul punto di battuta. L'arbitro interrompe la rincorsa di El Amraoui dicendo che pensa lui a fischiare. Parte il capitano del Mazzara, mette la palla in mezzo, la sfera prova a allontanare la difesa del Marineo, la girata di Mendy e il super intervento in questa occasione di Sesai. Bella girata da parte di Mendy. Mazzara vicinissimo al vantaggio quando sul nostro cronometro mancano 6 minuti al 90esimo, più recupero chiaramente. Ma Sesai ha salvato il Marineo. Altra palla messa in mezzo questa volta da Costantino. Il Marineo prova a ripartire, attenzione al contropiede dei biancorossi. Mazzara che si fa trovare impreparato in questa occasione. D'Agostino vede Pizzolato fuori dai pali. D'Agostino entra in area, prova a concludere verso la porta. L'intervento di Pizzolato e Punzi poi allontana il pericolo. Clamoroso contropiede questo preso dal Mazzara che dal vantaggio è andato vicinissimo allo svantaggio. Risultato che però resta fermo sullo 0-0. Ma cosa ha rischiato in questa occasione il Mazzara? Palla messa in mezzo dalla bandierina, prova a saltare il numero 18 del Marineo Piscopo, poi Mendy allontana su Bognanni, palla direttamente in fallo laterale. Rimessa con le mani per il Marineo, c'è Di Maggio sul punto di battuta. Di Maggio per Bognanni. Bognanni poi per Bordoni. Sbaglia il suggerimento Bordoni. Punzi recupera il pallone per il Mazzara, ma sbaglia a sua volta Punzi.
Bognanni poi prova a lanciare in avanti D'Agostino, palla che arriva direttamente a Pizzolato. Pizzolato poi preferisce agguantare la sfera e ripartire guadagnando qualche metro fuori dall'area di rigore. Palla per El Amraoui che prova a metterla a terra sulla pressione di Ansumana. Non arriva il tocco di Colley e il Marineo guadagna una rimessa laterale. Pirrello anticipa di testa Licastri, poi abbate ancora con un colpo di testa. D'Agostino prova a lanciare Licastri che col tacco però funge da difensore del Mazzara. Maniscalchi riesce a mettere con un po' di fortuna il pallone a terra. Ci sono El Amraoui e Bulades sulla fascia destra. Il suggerimento del numero 10 del Mazzara però è troppo lungo per Bulades e la palla termina direttamente oltre la linea di fondo. Batte la rimessa dal fondo Sesai, colpo di testa di Punzi a lanciare Guayana. L'inserimento di Mendy, il bel filtrante da parte di Guayana. Maggio controlla la sfera, riesce a far rimpallare anche il pallone direttamente su Mendy e dunque il Marineo conquista un'altra rimessa dal fondo. Ancora Sesai a guadagnare qualche secondo con un pizzico di esperienza. Pareggio andrebbe benissimo al Marineo, squadra che vede la salvezza sempre più vicina, chiaramente. Tanto Bulades stacca più in alto di D'Agostino. Abate sbaglia il controllo nella propria metà campo. Poi c'è il suggerimento da parte di Peri in avanti. Punzi fa buona guardia e il Mazzara può allontanare con il sinistro di Zerillo. Maggio a controllare sulla pressione di Guayana, poi Maniscalchi a mettere il pallone a terra. Bognanni a inseguire Maniscalchi che poi va all'errore in fase di impostazione. Marineo prova a ripartire, palla sulla sinistra per D'Agostino che prova la conclusione. Palla che sibila di poco fuori, poco lontana dal palo alla sinistra di Pizzolato. Ancora una volta è stato D'Agostino a impensierire la retroguardia gialloblu. Palla che è finita però sul fondo. Dunque quando al 90esimo manca un minuto e mezzo, altra occasione per il Marineo. Adesso il rinvio di Pizzolato troppo corto per Maniscalchi, Bognanni la mette giù. Il Marineo prova a proporsi ancora una volta all'interno dell'area di rigore. Licastri bloccato da Abate che poi allarga sulla destra per El Amraoui, mette a terra il pallone El Amraoui, la chiusura di Colley, poi Bordoni la trascina oltre l'out. Il Mazzara guadagna ancora una volta il fallo laterale all'altezza della panchina del Marineo. Bulades in avanti per Guayana anticipato da Procida. Poi la palla per Di Peri. Sulla pressione di Mendy, Di Peri sbaglia l'apertura sulla destra e il Mazzara conquista un altro fallo laterale. Punzi. Abate, ancora Punzi. Pirrello. Guadagna qualche metro il centrale difensivo del Mazzara, poi Bulades, Abate, ancora per Bulades, palla troppo su Colley. Terzo cambio per il Mazzara quando siamo al 90esimo minuto con Ciccio Gardella che prende il posto di Costantino. Intanto, dato che siamo al 90esimo, arriva anche la segnalazione del recupero con il direttore di gara che ha concesso 5 minuti di extra time. Intanto annotiamo anche questo cambio, il terzo per il Mazzara, con Cardella che ha preso il posto di Costantino al 90esimo. Si può adesso ricominciare a giocare con la rimessa laterale battuta da Bulades. Abate prova a suggerire per il entrato Cardella che allarga sulla sinistra per Zerillo. Zerillo torna indietro, poi suggerisce proprio a Cardella.
palla per Mendy che va a contrasto con Piscopo. Vince il contrasto Mendy e poi suggerisce ancora per Zerillo, prova a mettere in mezzo il numero 3 del Mazzara. La palla viene però rimpallata, finisce direttamente oltre la linea di fondo dopo un rimpallo che lo ha sfavorito. E dunque Marineo che può ripartire direttamente con un calcio di rinvio. Va il rinvio Sesai. Punzi allontana il pallone. Guayana controlla la sfera, forse aiutandosi anche con un braccio, prova a mettere in moto Mendy, ma la palla è troppo sul portiere che si accartoccia sul pallone e blocca così la sfera. Sesai Colley riesce ad anticipare Bulades, poi ancora Colley si propone, arriva quasi al limite dell'area di rigore, allarga poi per D'Agostino, palla messa in mezzo da Bordoni, palla al limite dell'area, c'è Rama che prova il sinistro, troppo debole, troppo lontano dal palo alla sinistra di Pizzolato. Risultato che resta dunque fermo sullo 0-0, partita che sta lentamente scivolando via. Sono già trascorsi infatti quasi 2 minuti e mezzo dall'inizio dell'extra time, dunque ne restano altrettanti da qui al triplice fischio. Bordoni, Cardella ad anticipare Di Maggio, ancora Cardella in fase di impostazione, allarga sulla sinistra per Zerillo. Punzi in avanti per El Amraoui, controllato a distanza da Colley, prova a inserirsi El Amraoui, arriva prima sul pallone Sesai, che continua a guadagnare secondi preziosi per i biancorossi. Va al rinvio lungo Lamine Sesai, Abate anticipa il diretto avversario, Guayana mette il pallone a terra, poi prova ad autolanciarsi sull'avversario, Colley che però rinviene su di lui. Marineo allontana con il rinvio di Procida, Colley di testa, mani scalchi. Bulades poi cicca l'intervento sul pallone, Bognanni può ripartire dalla propria area di rigore con Sesai che va al lancio lungo. Ancora una volta Punzi, stavolta va a vuoto, ci pensa Pirrello ad allontanare solo momentaneamente, palla per D'Agostino quasi al limite dell'area di rigore, D'Agostino viene chiuso da Pirrello, poi riparte da Bordoni il Marineo. Bordoni allarga sulla destra, fallisce però lo stop in questo caso di Peri e dunque azione che sfuma in un nulla di fatto per i biancorossi. Manca poco più di un minuto al termine dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Calcio di rinvio per Pizzolato che va direttamente nella zona di Guayana, duello aereo con Procida che di testa anticipa il numero 9 del Mazzara. Adesso El Amraoui allarga per Bulades che si allunga però troppo il pallone, la sfera termina direttamente in out e probabilmente ci avviciniamo sempre di più ai titoli di coda di questa partita, con il Mazzara che ha continuato a creare tanto anche nel corso della ripresa ma che non è riuscito a impensierire più di tanto il portiere del Marineo se non con una conclusione pericolosissima di Mendy. Pizzolato il rinvio lungo del portiere del Mazzara, Procida si rifugia in fallo laterale, dunque probabilmente sarà questa l'ultima occasione per il Mazzara. Guayana, Bulades, El Amraoui, prova a superare Colley e El Amraoui. Colley però recupera il pallone, poi allarga per Bordoni, arriva il triplice fischio finale quando siamo al 95esimo. Titoli di coda anche su Mazzara Marineo, terminata 0-0, partita con poche emozioni, dobbiamo dirlo. Sicuramente il Mazzara ha creato più del Marineo, ma ha anche rischiato nella fase finale della partita di prendere il gol soprattutto in contropiede. Da Luca Di Noto, dallo stadio Nino Vaccara è tutto, appuntamento alla prossima gara interna dei Canarini.